Scala che sicuramente ci ha messo molto più spirito. Primo tempo siamo stati un po' troppo dietro, avevamo un po' abbiamo fatto fatica nel risalire un po'. Nel secondo tempo meglio, abbiamo cominciato a fare un po' più di corse nello spazio e in qualche circostanza abbiamo anche messo in difficoltà il Parma. Mi servivano delle indicazioni anche da parte di qualche giocatore per vedere la condizione. E diciamo che dobbiamo lavorare, andiamo avanti e sono sicuro che ci tireremo fuori da questo momento brutto. Ecco, sul piano della compattezza, Massimo, hai notato progressi da parte della squadra, quindi. Sì, no, ma la squadra è stata. Era messa bene in campo, sicuramente si è aiutata di più, eravamo molto molto più compatti. Diciamo che non abbiamo preso contropiedi, non ci siamo sfilacciati, abbiamo commesso degli errori sui gol. I gol sono stati più che altro frutto di qualche errore individuale di giocata, però non sono stati errori di reparto, ecco. Sì, perché purtroppo in questo momento la testa non è libera per tanti, quindi bisogna un po' liberarsi dalle scorie di questo momento e cercare di mettere un po' più di personalità in campo, perché poi alla fine è peggio. Cioè bisogna provare. Tutte le volte che abbiamo provato a fare qualcosa abbiamo fatto cose buone, quindi bisogna insistere su questo e far vedere, dimostrare anche con i video che quando si prova a giocare, quando si prova a fare qualcosa, le cose i ragazzi le sanno fare. E che in questi momenti della stagione, quando le cose vanno male, il cervello ti frena un po' e magari ti limiti a fare la giocata semplice o quella meno rischiosa. Mister, buonasera. Gut, questa sera ha giocato un parere sul suo rendimento e se è pronto a giocare in una gara che avrà più pressioni come quella di Lecce, ad esempio. Ma guarda, sicuramente è un ragazzo pronto, ha fatto una buonissima partita e paradossalmente in questo momento sarebbero più pronti quelli un po' più liberi di testa. Lui è uno di quelli e non mi preoccupa, nel senso che ha dimostrato anche stasera di essere un giocatore affidabile. Un 3-4-3, un 3-4-3 in fase di non possesso riesce a essere un po' più coperto, un po' più compatto e quello l'abbiamo fatto bene. La parte dove dobbiamo migliorare è nel possesso palla, quando conquisti la palla devi essere un po' più incisivo, devi avere giocate un po' più in verticale, perché comunque con il 3-4-3, 3-4-2-1 riesci ad avere delle linee di passaggio giuste, ci vuole un po' di lavoro e in quello dobbiamo migliorare, però sicuramente come solidità di squadra è un modulo che ti consente di essere un po' più, anzi non un po' più, molto più coperto. Poi anche lì, come dico sempre, ci vuole, al di là dei moduli, ci vuole anche qualcosa in più da mettere in campo, al di là di quello che è il modulo con cui scendi sul terreno di gioco. Assolutamente no, l'atteggiamento della squadra deve essere quella di una squadra che quando si difende in 11, si soffre tutti insieme e riesce a coprire bene il campo. Ovviamente è un modulo che ti abbassa un pochino, però d'altronde le caratteristiche dei nostri giocatori sono un po' quelle. Insomma, noi abbiamo visto che quando andiamo un po' troppo in avanti, ci sfilacciamo un po' e ci allunghiamo un po'. Quella, secondo me, è la chiave di lettura, perché la troppa voglia, la troppa foga di andare in avanti a rubare i palloni, o lo fai in maniera perfetta, oppure rischi di allungare la squadra, perché se hai dei tempi di pressione sbagliati in avanti e vai fuori tempo, saltata una linea, poi si va in difficoltà. Soprattutto perché poi Massimo, non mi piace questo argomento, dovresti avere anche dei difensori veloci, no? Cioè, voglio dire, per fare questo tipo di gioco.
che è legato alla sì, purtroppo, cioè sì, cioè nel senso che la velocità è relativa, nel senso che nel momento in cui tu ti stai difendendo, se lasci campo alle spalle, ovviamente se hai difensori veloci è molto meglio, se hai difensori lenti non li avvantaggi, questo sì. Però ci sono dei momenti della partita, devi anche saper attaccare. Quando devi attaccare, i difensori devono accompagnare l'azione e per forza di cose devi stare corto e per forza di cose ti lasci campo alle spalle. Quindi è più una questione di attenzione, di capire i tempi, di staccare prima, di prendersi due o tre metri alle spalle per non farsi prendere nella profondità. Questi tre giorni c'è stato modo di confrontarsi ulteriormente con il gruppo, poi abbiamo visto quell'immagine, quell'abbraccio con Galano lunedì, ecco, vi siete parlati di con lei, con tutto il gruppo, per capire cosa non è andato dal punto di vista mentale in questo inizio di stagione? Sì, ma noi parliamo sempre, io ho uno splendido rapporto con tutti quanti, ma semplicemente perché sono uno schietto, sincero, diretto e a volte sbaglio anche io, mi faccio prendere una foga, sai, un allenatore, anche io sono uomo, quando durante una partita si commettono errori tra virgolette eclatanti e magari prendi tre gol, ci può stare che un allenatore in quel momento magari si innervosisce un po', però per me finisce tutto lì. Io non sono un permaloso, sono permaloso al momento, ma poi mi passa tutto, quindi l'importante è avere un rapporto sincero, schietto e diretto con i ragazzi, che è quello che c'è, quindi da parte mia non c'è nessun tipo di problema, ci abbiamo parlato, ci siamo chiariti, bisogna anche capire lo stato d'animo dei ragazzi e cercare di fare di tutto per affinché possano dare di più in campo. A proposito di Galano, mister, l'hai sostituito per preservarlo un po'? Sì, no, ma l'ho messo in campo per vedere come si muoveva in questo contesto, ma erano cambi abbastanza preventivati. L'ultima te la faccio su Valdifiori, Massimo, perché mi sembra di aver capito che lui ha fatto il mediano a due, no? Con Busellato, a due e mezzo. È una soluzione percorribile in futuro, secondo te? Perché insomma, lui è abituato, credo, a giocare a tre. Dipende come interpreti questo modulo. Se con questo modulo stai aperto, sicuramente è un giocatore che per caratteristiche fa fatica, ma se fai un modulo per il quale tu i quattro davanti sei stretto e non sei mai piatto, sostanzialmente giochi sempre a tre, perché da una parte esci, gli altri scivolano a tre. L'importante è che stanno centrali, perché ti consente di alzare molto i quinti e a coprire le palle laterali, sostanzialmente. Perfetto. Mister, in via definitiva l'ultima da parte mia, tattica e moduli a parte, secondo te è la strada giusta? Cioè sta cambiando l'aria anche a livello, parlo soprattutto di atteggiamento, che è stato quello che un po' ha preoccupato tutti, cioè noi non l'abbiamo vista la partita, ci fidiamo di te perché sei sempre stato onesto. È cambiato qualcosa secondo te anche vedendo la partita di oggi? Soprattutto sì, nonostante abbiamo commesso tanti errori, ho visto uno spirito diverso, ho visto uno spirito di una squadra che è scesa in campo con uno spirito appunto diverso, una squadra sicuramente molto più solida, che ha dato delle risposte di compattezza diverse rispetto alle altre gare. Ma ripeto, la compattezza di questa squadra che mancava, io la attribuisco al fatto che la grande voglia di magari recuperare un risultato quando vai sotto, di portarti in avanti, di fare pressing e farlo in maniera sbagliata, poi cadi in questi trappoloni che ti allungano, ti sfilacciano e vai in enorme difficoltà. Ci sono momenti della partita, momenti della stagione in cui devi capire che devi badare un po' più al sodo e non serve assolutamente il calcio champagne, ma serve concretezza. Quindi se ti devi difendere, ti difendi e magari riparti invece di fare divertirti con il pallone. Ecco. Diciamo che a fare la differenza sono sempre le distanze più che i numeri, Massimo, no? Concordiamo su questo. Distanze tra i reparti, intendo dire. Assolutamente sì, perché tu puoi giocare con qualsiasi modulo,
ma se hai lo spirito giusto di non perdere mai nessuno oltre la palla, di recuperare gli attaccanti e quant'altro, sicuramente fai un bel passo in avanti, perché poi alla fine il calcio ha dimostrato sempre che puoi giocare a 5 e prendi tanti gol, o puoi giocare a 2 in difesa e ne prendi pochi. Dipende sempre tanto dallo spirito che metti in campo e dalla voglia di sacrificio. Il modulo magari interessa un pochino di più quelle che sono le caratteristiche della squadra, quello sì. Massimo, ci dici qualcosa su Drudi? Se ha fatto gli esami, se hai avuto qualche notizia? Guarda, stavano dicendo in questo momento che ha fatto degli esami strumentali, sembra che non ci sia nulla di più di quello che avevamo preventivato, fortunatamente, quindi un mesetto di stop, insomma, lo riavremo. Non lo do per certo, perché era un pur parlé, ma sembra di sì, sembra che non sia nulla di più. Setter per lunedì, Massimo? Stiamo cercando di recuperarlo, lo staff medico sta facendo di tutto per provare a recuperarlo. Io l'ho visto in questi giorni che correva, faceva tutto, lui ha sensazioni positive, e quindi questo ad oggi, quindi adesso domani, dopodomani vedremo la situazione, valuteremo, e certo per usufruirne deve stare bene, altrimenti rischiamo di cadere in recidive. Massimo, l'ultima curiosità, perché il calendario, no? Voi dite sempre bisogna prima o poi affrontarle tutte, però insomma non abbiamo mai detto che il Pescara aveva un calendario pesante, no? Considerando anche le condizioni della tua squadra in questo avvio di campionato. A proposito, poi Lecce, Cittadella e Spal le prossime tre, questo un po' ti preoccupa o no? Ma mi preoccupa, no, io guardo la mia squadra, e se la squadra ha un certo tipo di spirito, tu puoi anche tranquillamente andare a vincere a Lecce, a vincere contro la Spal, perché non stiamo parlando di squadre molto forti, attrezzate per vincere magari i campionati, ma non è che andiamo a giocare contro la Juve, l'Inter e il Real Madrid, cioè voglio dire, ci vuole il giusto spirito, ma soprattutto bisogna credere in quello che si fa e non partire battuti, quello è assolutamente scontato. Abbiamo le nostre armi e dobbiamo metterle in campo. Noi in questo momento dobbiamo andare alla forte ricerca della compattezza, perché attraverso quello poi si possono ottenere i risultati.